Buonasera a tutti. Questa sera la mia cena sarà composta da una tartare di panicolo con carciofi e verdure varie. Abbiamo del cavolo nero, dei funghi champignon, dell'insalata, dell'arancia e andremo a comporre un bel piatto, sicuramente salutare. Poi, poiché... Buonasera a tutti. Buonasera. Poiché... La fa un po' freddino, l'ho leggermente scaldata al microonde la carne, non si dovrebbe fare, però fa freddo, mangiarla proprio fredda 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 proprio non mi andava. Bene, possiamo cominciare con la marinatura del nostro cavolo nero. Ecco, abbiamo qui un pezzettino di cavolo nero, lo taglieremo a julienne e lo andremo a marinare. Qui abbiamo il nostro carciofo, lo abbiamo già pulito, è in acqua acidulata. Procediamo con la julienne. Quindi lo taglieremo. Ciao Laiza, buona serata. Taglieremo che ce ne sono in commercio, mi raccomando, se non avete dimestichezza con i coltelli, mi raccomando, lasciateli stare che è meglio. Ok, andiamo qua e questo lo mettiamo da parte. Prendiamo una ciotolina ed andiamo a marinare il nostro cavolo. Vedete? È tagliato sottile sottile. Ciao Rick! Ciao da Roma! Ecco qua. Sapete che il cavolo cappuccio fa molto bene. Quindi utilizziamolo. Si mantiene a lungo, è buono sia crudo che cotto. Quindi potete utilizzarlo in tutte e due le versioni. Mettiamo un pochino di olio extravergine. Un pochettino di aceto. Io uso l'aceto di mele perché va bene. E del sale. C'è chi mette anche dello zucchero, però io lo eviterei. Mettiamo solo un pochino di sale, appena appena, anche senza, a volte io non neanche ce lo metto il sale. E questo lo giriamo e lo lasciamo da parte e prepariamo le altre cose. Intanto si insaporisce, fa la sua marinatura, ok? Adesso poi tagliamo i nostri funghetti, a me personalmente piacciono molto, ecco qua, ok, e abbiamo pronto anche il cavolo nero o rosso, come dir si voglia, e lo lasciamo da parte. Poi faremo una salsina di avocado, molto semplice, qui c'è mezzo avocado, ci mettiamo 2-3 pomodorini, in questo caso sono datterini. Quindi è una cosa molto semplice, semplice ma buonissima. Abbiamo messo 2-3 pomodorini, un pochino di olio extravergine, un pochino di limone e del sale. Quindi un goccettino di olio extravergine, ci mettiamo un po' di limone. Sufficiente per metà avocado, quindi non esageratamente, e lo andiamo
semplicemente a frullare. Ciao Milena, buona serata. Anche a te, grazie. Salsina è già pronta la nostra salsina, sono fuori campo, ma ecco, sono qua. Ok, come vedete la salsina è pronta, buona buona buona, ecco la nostra salsina pronta e questa la mettiamo da parte. E abbiamo fatto la salsina, salsina pronta. Un attimo, metto gli occhiali e rispondo a tutti quanti. Allora, Maria Teresa Tonon, grazie Maria Teresa, buona serata a te. Milena, buonasera. Ciao Antares, grazie Antares, sei gentilissima. Diciamo che più che bella sicuramente è salutare. È un bel carico di... per chi ha problemi di ferro, come me, ci sono i carciofi, ci sono i funghi, insomma, è molto buona. Ciao Nick, grazie, molto gentile. Ecco qua, abbiamo due funghetti champignon. Dico sempre, controllate sempre quello che avete nel vostro frigorifero. Non è che necessariamente dovete mettere quello che metto io. Usate quello che avete. Utilizzate sempre in primis quello che avete a portata di mano. E create. Ecco qui. Bene, mettiamo i funghetti da parte, qua. Eccomi qui. Adesso prepariamo il condimento. Facciamo un dressing. Quindi ci mettiamo del limone, ne grattugeremo anche della scorza, come facciamo sempre, che ci sta bene. Il nostro attrezzino, eccolo qua, la nostra, mettiamo prima il limone, sì, scusate, prima dell'olio. Ciao Gio, ben trovato. Ecco qua, abbiamo messo un pochino d'olio extravergine, limone, poi metteremo anche il succo ovviamente, mettiamo anche la scorza dell'arancia, a me piace. Poi queste sono cose che se piace anche a voi la mettete, se no non la mettete, ma il limone è essenziale. Potete mettere anche dello zenzero se vi piace, della radice di zenzero, ci sta bene. Ecco fatto. E mettiamo anche un pochino di scorza d'arancia, che vi dà quel gusto in più, quella freschezza e quell'aroma particolare. Ecco. Ci siamo, ecco fatto. E questa la utilizzeremo sia per i funghi che per la tartare. Ciao Giulio, ben trovato. Ecco qui, e con questo abbiamo fatto il sale, pochino di pepe, grazie Giulio, ecco qua, abbiamo messo anche il pepe. Premiamo il limone, un po' di limone, nostro prezioso alleato in cucina, limone, in cucina e non solo in cucina, anche per la nostra salute, soprattutto per la nostra salute. Ecco qui.
ci andremo a mettere anche del prezzemolo tritato. Dovete semplicemente emulsionarlo. Benissimo, prendiamo del prezzemolo e lo mettiamo, lo tritiamo. Facendo un po' di rumore e mettiamo il prezzemolo. Ciao Nobil, ciao Anna, grazie, sei gentilissima. Abbiamo messo anche il prezzemolo. Il nostro dressing, condimento pronto. Possiamo mettere un pochino. Ciao Fabrizio, sui nostri unghietti. Ecco sono pronti. E li lasciamo da parte. Adesso andiamo a preparare anche i nostri carciofi. Eccolo qua, il nostro carciofo. Ciao Fabrizio. Togliamo il pelo. Quindi andiamo a tagliare sottilissimi in questo modo. Abbiamo fatti sottili sottili, ok? Se li mettiamo in una terrina, in un piatto, semplicemente. E ci mettiamo il nostro condimento. Ecco, anche questi, eccoli qui, sono pronti e li mettiamo da parte. Quindi abbiamo preparato i funghi, i carciofi, il cavolo nero, la salsina. Adesso puliamo le arance. Prendiamo l'arancia e la puliamo. Abbiamo pulito la nostra arancia. La facciamo a fettine.
la disponiamo sul nostro piatto. Ecco qua, abbiamo preso un piatto, abbiamo messo un pochino di songino, qualsiasi altro tipo di insalata va benissimo, e andiamo a disporre la nostra arancia. Va bene? Daremo un tocco di colore anche al nostro piatto. Va bene? Ecco qui. Ecco fatto. Abbiamo messo anche la nostra arancia, perfetto. Adesso questo lo mettiamo da parte e andiamo a preparare la tartare. Quindi spostiamo un pochino di cose, facciamo lo spazio, spostiamo anche questo, andiamo a preparare la tartare. Abbiamo bisogno di un po' di spazio. Ok. Togliamo quello che ci dà fastidio. Prendiamo, come vi dicevo prima, io l'ho scottata leggermente nel microonde perché mangiarla fredda non andava bene, però non andrebbe. Ecco, per la tartare è chiaro, il filetto va benissimo, però anche questa taglio, che è il pannicolo sarebbe il diaframma. Il diaframma è un taglio molto saporito e ha molto sale, quindi va bene, perché ha problemi di e la carne va mangiata bene, senza esagerare come tutte le cose, però la carne va mangiata, non ho bisogno di proteine. I proteini sono i mattoncini del nostro fisico, dei nostri muscoli. Se non abbiamo il giusto apporto proteico, ci sono dei problemini. Senza esagerare. Ecco qua. Perché tagliata a coltello? Perché tagliata a coltello? Perché il tritacarne andrebbe a rompere troppo, a sfibrare la carne. È come se la cuocesse. Io effettivamente mi ricordo l'ho soltanto un po' stiepidita, non lo so. Però se fa freddo, lasciarla un po' a temperatura ambiente sarebbe servita poco e nulla. La nostra tartare è pronta. La possiamo condire. Eccola qua. Quindi, prendiamo un recipiente e andiamo a condire la nostra tartare. Possiamo mettere direttamente qui il suo condimento che abbiamo preparato prima e abbiamo lasciato per la tartare. Adesso la mettiamo nel nostro condimento e andiamo a farla insaporire. Facciamo marinare un po'. Eccola qua. Oh, benissimo.
bene, bene, bene. Certo, se avessi il tartufo sarebbe ancora meglio, però ci accontentiamoci di quello che abbiamo. Ecco fatto. La nostra tartare, eccola qui, l'abbiamo bella e condita. Quindi adesso facciamo spazio. Puliamo il nostro piano di lavoro. Fabrizio, sono di Roma. Ecco qua. Bene, riprendiamo il nostro piatto. Prendiamo la nostra salsina. A specchio, perché andremo poi a comporre sopra la nostra tartare, e questo sarà un ulteriore base di condimento che accompagnerà il nostro piatto. Prendiamo il nostro coppa pasta. Lo posizioniamo. Mettiamo in base qualche carciofetto, faremo a strati, qua. Mettiamo un po' della nostra tartare, andremo con il cucchiaio a compattare, ok? Bene. Metteremo metà del nostro composto, poi mettiamo qualche funghetto. Una tartare un po' particolare, eh? La facciamo a strati. Ed il resto, ciao Rosa, della nostra carne, sempre compattando, mi raccomando. Ecco qui. Ecco. Benissimo, mettiamo i carciofi, eccoli qua, abbiamo quasi fatto, abbiamo finito, ecco fatto, abbiamo messo anche i nostri carciofi, bene. Ok, abbiamo sistemato anche i nostri bei carciofi. Posizioniamo anche gli altri funghetti. Come volete voi, a vostro gusto, non è un problema. Mettiamo. E abbiamo anche il cavolo nero da mettere, ce lo stavamo dimenticando. Mettiamo un po' di colore. Ecco fatto. Il nostro condimento non si butta via nulla. Adesso mettiamo un po' di cavolo nero, che è molto buono tra l'altro, eh? Allora, mettiamo un po'
pochino di colore sopra la nostra tartare e poi giocate un po' voi come vi piace, giocate un pochino, diamo un po' di colore, la natura ci dà tanto, veramente tanto, e noi cerchiamo di allora, se vi rimane del cavolo marinato, vi posso assicurare che il giorno dopo è più buono. Ok? Abbiamo quasi fatto. Ci siamo ragazzi, eh? Abbiamo terminato il nostro piatto. Mettete magari un pochino di prezzemolo, qualche cosina che vi piace. E il nostro piatto è praticamente pronto. Il nostro piatto è bello e pronto. Ecco qua. Pogliolina aromatica. Ecco fatto. Adesso possiamo togliere il nostro coppapasta. Voilà. E la nostra tartare è pronta. Come vedete si vedono gli strati di quello che abbiamo messo dentro. Potete accompagnarla con il resto della vostra salsina, ma la potete consumare anche il giorno dopo, se non la consumate tutta stasera. E che dirvi? Il nostro piatto è pronto e la mia cena anche. Vi do un bacio, un abbraccio a tutti e ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao a tutti, buona serata a tutti, grazie della vostra attenzione.